Hi guys, welcome. Next start. Nemo. Let's go! Let's go! Welcome. Sto prendendo, me lo ricordo, non posso dimenticarlo. Speriamo. Cioè, lei se lo ricorda e lui no. Mezzo, si può sapere dov'è? Lui si scusa, mi ha messo la tua bicicletta. Eh? Lui chi? E io credo. Più tardi mi spiegherai tutto quanto. La cometa precipiterà sul serio. Sicuro? L'ho vista con i miei occhi. Tu l'hai vista? Allora non ci resta altra scelta. E adesso siamo due criminali. Nel paese partirà l'alimentazione di emergenza e a quel punto lancerai l'allarme. Sai, agenti, supplico, ripeti il comunicato tutte le volte che puoi. Puoi farcela! Ah, ma che importa? Cosa è successo? Un'esplosione. C'è il rischio che si verifichino altre esplosioni o incendi nei boschi. Per questo invitiamo le persone che si trovano nelle aree elencate a rifugiarsi immediatamente nella scuola superiore di Itomori, distretto di Kadoiri, distretto di Sakagami. Sbrigati. Come la trasmissione non parte da qui? E chi è che sta parlando allora? Distretto di Miyamori. Ma dove andiamo? Distretto di Oyazawa. Andiamo, Mitsuo! Oh. Fuggite tutti! È scoppiato un incendio! Il bosco in fiamme! Dovete scappare! Scappate, è un incendio! Siete tutti in grave pericolo! Fuggite, vi prego! Non ci resta più molto tempo! E giù! Che cos'è? Il suo nome! Non mi ricordo più il nome di quel ragazzo! Ma cosa vuoi che me ne importi? Sei tu che hai fatto tutto questo! Non possiamo riuscire a far evacuare tutte queste persone! Devi andare a convincere tuo padre! Fuggite tutti! Bisogna rifugiarsi nella scuola! Ma che sarà successo? Non è possibile che sia un attacco terroristico. Che dice la tubo elettrica? Stanno controllando. Per il momento, nessun incendio allora? Siete sicuri? Va bene. Fermate subito questa trasmissione. Cercate di capire da dove viene. Signor sindaco, la stazione di Takayama ci ha chiamato. Viene dal liceo. Si può sapere che ti sei messo in testa, Tom? Mi parla il municipio di Itomori. Stiamo cercando di verificare le cause dell'incidente. La popolazione ha pregato di mantenere le
dice di restare qui. Ma che sta succedendo? Dobbiamo tenerci pronti. No, vi prego, non lo ascoltate, fuggite! L'unica salvezza è il liceo! Caccio Ico! Insomma, che diavolo stai combinando? Scusami, Mitsuha. Non posso fare altro. Ma si sta spaccando! Quasi mistica. Cosa comporta la divisione della cometa? Non credo che le maree possano risentirne. La cometa non ha superato il limite di Roche, per cui nel nucleo si è verificata un'anomalia. Papà, io vado a vedere. Probabilmente si distruggerà prima di raggiungere la superficie terrestre e la probabilità che un meteo quando ci saremo svegliati. Scriviamoci i nostri nomi. Cominciare. È stato come una visione dentro un sogno. Niente meno di questo. Uno spettacolo magnifico.
perché sono qui? Sono sempre alla ricerca di qualcosa. Questa sensazione nel tempo si è impossessata di me. Vorrei lavorare nella vostra azienda perché il paesaggio in cui vivevano quelle persone... Nessuno sa se anche Tokyo un giorno scomparirà dalle mappe. Perciò vorrei dare il mio aiuto per realizzare un paesaggio architettonico che possa lasciare ricordi commoventi. Quanti colloqui di lavoro hai fatto finora? Non so, non li ho contati. Non hai speranza di essere assunto? Chi sei tu per parlare? Non sarà colpa di quel brutto vestito. Voi non siete messi meglio. Io ho avuto 2 proposte. E io 8. Non sono sicuro se sto cercando una persona o un posto. O se sto soltanto cercando un posto di lavoro. Non lo capisco. Oh, sei in cerca di un lavoro? Non ho avuto molta fortuna. Non sarà per caso colpa di questo vestito? Ma mi sta davvero così male? Che cosa ti porta qui proprio oggi? Ero venuta per un impegno di lavoro e ho pensato di passare a salutarti. Ti ricordi quando quella volta siamo andati insieme a Itomori? In quel periodo tu frequentavi ancora il liceo. 5 anni fa. Così tanto? Non so perché, ma ho dimenticato quasi tutto. Anch'io non ricordo quasi più nulla di quei giorni. Forse abbiamo litigato perché loro due sono ritornati a Tokyo senza di me. Ho passato la notte da solo, su una montagna sconosciuta. È tutto quello che ricordo. A un certo punto sono stato stranamente attratto dagli eventi che riguardano quella cometa. In quel disastro un suo frammento ha distrutto un intero paese. Ma la maggior parte degli abitanti si è salvata miracolosamente. Per puro caso si stava svolgendo un'esercitazione di emergenza e quasi tutti i residenti erano al di fuori dell'area interessata dalla catastrofe. Sono circolate molte voci su questa coincidenza e su questa grande fortuna. Ho letto con grande avidità tutti gli articoli che ne parlavano. Ma perché l'evento abbia attirato la mia attenzione è per me ancora oggi un mistero. Non avevo neanche un conoscente in quel paese. Grazie per la compagnia. Possiamo anche salutarci. Vedrai che prima o poi anche tu troverai la felicità. Ho la sensazione di essere sempre alla ricerca di qualcosa o di qualcuno. Sì, voglio proprio andare a un'altra fiera della sposa. Ma se sono tutte uguali. Magari anche con il rito shintoista. Ma il tuo sogno non era sposarti in una cappella. E poi ascolta, Tessi. Prima del matrimonio tagliati la barba. Io devo perdere almeno 3 chili. E lo dici mentre mangi un dolce. Da domani mi metto a dieta. Grazie, vi aspettiamo di nuovo. Thank you.
Perché i paesaggi di una cittadina che oggi non esiste più mi danno una stretta al cuore in questo modo. Sempre stato alla ricerca. Alla ricerca? Di qualcuno! Non è che ci siamo già incontrati? Lo pensavo anch'io. Qual è il tuo nome? Wonderful, wonderful animal. Bellissimo, ognuno ha una propria anima, una propria felicità. Abbracciamoci la vita, sempre, anche nei momenti più difficili. Abbracciamola ogni giorno quando ci guardiamo e ci alziamo dal letto e fissiamo lo specchio. Live reaction, film anime, your name will come in my channel. Hi guys, next anime. Follow me, subscribe in this channel. See you again with other anime, live reaction. Bye bye. Un abbraccio coloroso a tutti.